Ciao, oggi voglio parlare di Moon Knight, l'ultima serie Disney Marvel che sta andando ancora in onda, diciamo in fase di trasmissione sulla piattaforma Disney Plus. Già dal titolo, insomma, avrete un attimino idea di quello che andrò a parlare. Darò una lettura di questa serie, o almeno del primo episodio, in chiave vegan. Fondamentalmente, cosa ne pensa un vegano di questa serie? O cosa potrebbe pensarne? Da quello che è il pilot, diciamo. Premetto che io, grazie a una mia cara amica, sono diventato un grande fan dei film Marvel. All'epoca, quando ci siamo conosciuti, mi disse: "Ah, ma sai, ti stai perdendo, insomma, dei film ben fatti, dei grandi blockbuster di intrattenimento." E io pensai, appunto, cioè, con un atteggiamento un po' snob, che fosse, diciamo, intrattenimento per grandi masse e non avesse nulla da offrirmi. Poi in realtà nei fatti mi sono reso conto che non tutti i prodotti Marvel sono dello stesso livello, ma alcuni di questi sono bei film che mi sono piaciuti. Soprattutto i film corali, tutti i vari Avengers, Civil War credo che sia Capitan America Civil War, ma effettivamente nei fatti è un film corale. Sono quelli con la trama mi meglio scritta, quelli diciamo con il budget più alto, e invece quelli col budget più basso, nonostante non siano capolavori, sono comunque molto godibili. Se sei un appassionato puoi comunque vedere tanti piccoli easter egg, puoi vedere diciamo quanta passione dietro diciamo il prodotto commerciale si è messa, e comunque ottenerne a prescindere qualcosa, tanto che li ho visti praticamente tutti. Ho persino visto tutto Agents of S.H.I.E.L.D. dall'inizio alla fine, quindi una critica che non mi si può muovere che io non sia un appassionato di ciò che Marvel ha fatto a livello cinematografico. Ho visto le serie da quando esiste Disney Plus, quindi WandaVision, bello inizialmente, finale osceno, Falcon and the Winter Soldier, bella, con qualche problema a livello di trama e tutto quanto. Ho visto Loki, interessante, molto 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 psichedelica, mi è piaciuta molto. Insomma, con alti e bassi, tutti i prodotti, diciamo, Marvel cinematografici hanno avuto qualcosa da dire. Alcuni sono veramente osceni o orripilanti, come Eternals. Eternals è un film che non ha senso. La trama è completamente fuori di testa, scritta male, con troppi buchi di sceneggiatura, un cast poco ispirato, gag insopportabili, fanno battute uscendo a volte anche fuori personaggio e scatenando il cringe fondamentalmente, montaggio non all'altezza, combattimenti piatti, personaggi abbozzati, insomma, terribile, terribile sotto ogni punto di vista. Non voglio che dive questo diventi un rant su Eternals. Tornando alle serie, le ho viste tutte, mi sono piaciute con i loro difetti. Veniamo a Moon Knight, veniamo al primo episodio che comincia in un modo abbastanza anche, diciamo, a livello registico, non in modo eccezionale, ma comunque interessante. Vediamo questa scena qui con questa musica. Abbassiamo la musica perché non vorrei ci fossero problemi di copyright. C'è questa scena molto molto curiosa, un personaggio che fa delle cose, una sorta di rituale, diciamo, poi mette dei pezzi di vetro nelle scarpe, ma questo non ci interessa, non è questo il focus. La roba interessante comincia dopo. Interessante nel senso che ci interessa per la discussione. Vediamo questo personaggio, il protagonista, palesemente, diciamo, descritto come uno sfigato, no? Lui si mette dei legacci sulle gambe perché dice che è sonnambulo, no? Durante la notte fa delle passeggiate, quindi per evitare questa cosa si incatena a letto, insomma, in qualche modo cerca di evitare che succedano cose. Una serie di escamotage, svegliarsi prima che esca dalla porta di casa. Qui ha un pesce rosso. Il discorso del pesce rosso poi lo facciamo magari in un secondo momento. Cioè, c'è qualcosa di molto più importante di cui parlare prima. Lui è un passivo aggressivo, cioè il tizio fondamentalmente gli vende le scope sotto casa e lui non reagisce, anzi, no, 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 non è un problema, tranquillo. Cosa normalissima, per carità, è una cosa normalissima. Un comportamento passivo-aggressivo è qualcosa che in molti di noi possono avere. Il problema, diciamo, che insomma, viene descritto, ancora una volta, viene descritto questo personaggio in questo modo: figato, passivo-aggressivo. Ora vediamo un attimino cos'altro succede. Perde l'autobus, si addormenta sullo zaino di qualcun altro, che è tipo anche abbastanza weird.
strano. Lui è un addetto alle vendite di questo museo egizio, no? Lui adesso si avvicina a questa ragazzina e gli spiega un pochettino di storia. Tipo, la ragazzina palesemente poco impressionata da quello che ha da dirgli lui. Quante volte devo dirtelo? Non sei una cavolo di guida turistica, Stevie. Steven, io in realtà mi chiamo Steven. Sei maledettamente inutile, devi solo fare quello per cui vieni pagato. Poi arriva giustamente la manager e gli dice: tu non sei una guida turistica, tu stai qua a vendere i gadget e le caramelle, fondamentalmente. Lui tipo: eh sì, ok. Ora succede questo. Ciao. Ciao. Senti, ma hai confermato alle 7 domani? È confermato alle 7 domani. Lui tipo: ma confermato cosa? Alle 7 domani. La miglior bisteccheria in città. La migliore bistecca della città. Mi stai chiedendo di uscire? Divertente. A domani sera. Lui non ha idea di cosa sia successo. Ehi, ha detto bisteccheria? E che mangia un vegano del cavolo in una bisteccheria? Non lo so, donna, insalata? Pane? L'appuntamento in una bisteccheria. Lui è un vegano. Vegano, eh? Questo personaggio sfigato viene detto chiaramente che è un vegano. Lui, passivo-aggressivo. Cosa mangia un vegano in una bisteccheria? Insalata, pane? Cosa mangio? Insalata, pane? Sono cazzi miei, donna, perché lei si chiama donna, va bene. Io personalmente non andrei in una bisteccheria, ma lui da vegano fa questa scelta. Lui che vorrebbe, diciamo, qualcosa di più da questo lavoro, lei che dice no, devi fare quello che ti viene chiesto. Lui dimostra una vera conoscenza di quello che è l'Egitto, quindi effettivamente lui ha ben donde di poter fare effettivamente da guida o quant'altro, solamente che non gli viene permesso, non è riuscito a conquistarsi un posto nell'ambiente di cui lui vorrebbe far parte. Qui il tizio all'entrata lo chiama col nome sbagliato, Scotti, ma io mi chiamo Steven, quello lo ignora perché comunque, ripetiamolo, è uno sfigato. Vabbè, poi lui si mette a parlare con uno di quelli che fanno tipo le statue viventi. Si sfoga, diciamo, delle sue frustrazioni, gli parla di questa ragazza con cui dovrebbe uscire domani. Qua tutto quanto, diciamo, nella norma, serve a caratterizzare ancora meglio il personaggio. Lui, prima di addormentarsi, cioè, cerca in tutti i modi di non addormentarsi, di leggere, di giocare con il cubo di Rubik, ma poi inevitabilmente si addormenta e si risveglia tipo in un posto che non sa dov'è, con una voce che gli parla nella testa. E, insomma, lui si ritrova, diciamo, un attimino spesato, gli sparano contro, lui non capisce, scappa, poi c'è una sorta di culto, c'è un mistero, una cosa. Comunque lui si ritrova a non sapere come è finito lì. Poi a un certo punto, ecco, ma cosa è successo? L'idiota è tornato, c'è questa voce che parla dentro di lui che lo chiama idiota. Ha proprio un momento di blackout e poi si ritrova tipo attorniato di corpi morti. Cosa è successo? È subentrata, diciamo, una parte nascosta di lui, violenta, che ha fondamentalmente ucciso tutti quanti. Però lui è comunque è una persona normale, va via, ecco, cerca di scappare, però c'è una fuga. Lui continua, oh no, questa musica copyright. Questa scena è anche carina, perché la sequenza è andata avanti, noi non la vediamo perché noi stiamo vivendo l'azione con i suoi occhi, no? Con la sua personalità. E questo mi è piaciuto molto, è molto carina come cosa, diciamo, non è avanguardia per carità, però diciamo è godibile per una serie Marvel. Mettiamo tutto quanto, diciamo, nel giusto contesto. Dopo che si sveglia, ah, che bello, era un sogno. Il pesce che lui aveva comprato, che teneva nell'acquario, è diverso. Ha una pinna in più. Quello che lui aveva nell'acquario aveva una sola pinna. Adesso vedi, dice, gli è ricresciuta. Ma cosa è successo nel frattempo? Molti vegani hanno un animale domestico. La maggior parte delle volte semplicemente lo hanno adottato. Non c'è una regola, però se comprare animali, supportare un business che fa degli animali degli oggetti di scambio, denaro per una creatura vivente, cioè comprare la vita con denaro. Soprassediamo su questo per il momento, anche se è abbastanza problematico anche qui. Ma per il momento soprassediamo, perché c'è una cosa molto più importante, diciamo, non più importante, uno step prima. Comunque c'è il mistero del pesce. Comunque, ecco qua. Convinto che tutto quello che ha vissuto sia stato un sogno, va all'appuntamento, chiama la tipa. Cosa? Che vuoi dire? Sono al ristorante per la bistecca. Lei dice: ah, mi ha richiamato, hai avuto il coraggio di richiamarmi? Sì, l'ha mangiata da sola 2 giorni fa, quindi tutto quello che è successo. Lui era convinto che fosse stato un sogno, quindi si è presentato, avevamo detto venerdì. Però oggi è domenica, cioè lui è abbastanza confuso, però effettivamente oggi è domenica,
cancella il mio numero, ciao. Ora stiamo per arrivare al punto clou del discorso. Il personaggio è confuso, è perplesso, non sa cosa fare. Non è tanto il fatto, diciamo, di aver fatto brutta figura con la ragazza, di aver mancato questa opportunità, magari di aver dato una svolta sentimentale alla sua vita. Il problema è che lui, questi due giorni, dice, ma cosa è successo? Lui ancora non si rende conto di cosa è successo. Qual è, da vegano, qual è la sua reazione? La cucina sta per chiudere, ha detto il tizio. Sa cosa? Prendo la bistecca. Che taglio desidera? Prendo la parte migliore della carne. La parte migliore. Il filetto, come lo gradisce? Sì, molto buono, sì. Il personaggio è visibilmente provato a livello anche mentale. Ha bisogno di qualcosa che lo tiri su, di qualcosa che lo faccia stare meglio. Voglio della carne. Un vegano che per stare meglio vuole della carne. Dice, mi consolo con una bistecca. La mia vita sentimentale sta andando a pezzi. La mia sanità mentale sta andando a pezzi. Sai cosa faccio da vegano? Mi mangio una bella bistecca. Questa è una parte molto problematica. Per una semplice ragione. Il personaggio vegano sta smentendo se stesso. Il mio veganismo è solamente una facciata. Nel momento in cui effettivamente bisogna fare, diciamo, bisogna essere coerenti, non lo si è. Ed è un modo pessimo, proprio pessimo, terribile di dipingere i vegani. Il mio veganismo ormai ha più di 10 anni. Io una cosa del genere non l'avrei mai fatta. Possono esistere persone che facciano così, che si definiscano vegani e poi tipo, sono triste, una bistecca per favore, manco gliela proposta il cameriere, una bistecca per favore. Possono esistere, sì, ma non sono vegani. Io vorrei vedere se con questa ventata, diciamo, di buonismo fosse successa una cosa del genere, dimostrando l'ipocrisia di un personaggio LGBTQ. Una cosa del genere Disney non l'avrebbe mai potuta permettere. E alzo le e metto le mani avanti, Ben vengano le rappresentazioni positive di personaggi LGBTQ. Forse l'unica cosa buona che fa Eternals è inserire delle belle rappresentazioni, delle rappresentazioni che riscaldano il cuore di un nucleo familiare LGBTQ. Ma se da una parte questa cosa viene fatta bene per quel tipo di categoria, qua viene fatta malissimo. Qua si dà un'idea completamente errata di cos'è il veganismo. Il veganismo non è oggi è giovedì, no, ok, oggi vegano. Ah no, è domenica, una bistecca mi dia la parte migliore, quella più croccante. Non funziona così. Questa premessa per Moon Knight è terribile. Mi fa passare la voglia di guardare tutta la serie, infatti io non la guarderò. Anche perché fondamentalmente tutto quello che i concetti che vengono rimarcati dopo sono questi. Steven debole, Steven sfigato, Steven strano. Steven Strange, no. Steven strano, in contrasto con lo Steven che vediamo come suo doppio allo specchio. Quello è lo Steven forte, quello è lo Steven risoluto, quello è lo Steven che ha preso l'appuntamento alla bisteccheria con la tipa. Qual è il vero Steven? La serie già ci dà, diciamo, una risposta. Se già da vegano si mangia la bistecca, vuol dire che quella è la facciata. Questo qua forte, risoluto e soprattutto violento è il vero Steven. E viene presentato in modo positivo. Questo Steven violento, ma risoluto, ma cazzuto, è il vero Steven. Il vero Steven che sta lottando contro questa parte di facciata. Non so se riesco a rendere il concetto, l'idea. E questa cosa mi lascia veramente basito e perplesso. E quando tra una ventina di anni Disney si renderà conto che certe categorie rientrano, diciamo, nello spettro di quelli che non vanno offesi, probabilmente non vedremo più queste cose, ma adesso ancora le vediamo. Comunque, per me la serie finisce qua. Lo Steven Moon Knight è di una violenza atroce, picchia gli dèi fondamentalmente. Mi sento minimamente, diciamo, spinto a,
a continuare la visione e non credo che lo farò. Peccato, poteva essere interessante. Certo, non credo che la serie, a prescindere, sarebbe stato un capolavoro. Dopo tre tentativi, WandaVision, Falcon Winter Soldier, Loki, non credo che anche questa qui fino alla fine sarebbe rimasta, diciamo, allo stesso livello di qualità. Però comunque sia, pagando Disney Plus, mi accontentavo anche, diciamo, di avere un po' di qualità e un pochettino di quei cali di qualità, insomma, mi accollavo anche questo, ma così no, così non ci siamo. Veniamo alle domande che nessuno di voi mi ha fatto, ma me le faccio da sole. Facciamo che c'è il Davide me, c'è il Davide debole e vegano, facciamo che c'è anche il Davide accanto a me, il Davide quello forte, carnivoro e col testosterone a mille. Questo Davide qua, ora mi rivolgerà una domanda. Faccio proprio... Davide, ma che cosa dici? Ma pensi davvero che tutta questa roba qua sia una macchinazione, una... Ti concentri sui dettagli, ma perché non te ne fotti... Ma perché fotti te il cazzo e guardati la serie, ma che te ne fotte? Quello è vegano, ma tanto lo sappiamo che i vegani... Quello si mangia la bistecca, ma tu te la puoi guardare lo stesso la serie. Ma perché voi vegani vi dovete concentrare su queste cazzate? Ci sono problemi più grossi nel mondo! Ma tu pensi veramente che la gente legga così tante cose in una serie che comunque è di svago, di evasione? Tu pensi veramente che la gente si convincerà di cose di qua, di là? Cos'è successo? Oh mio Dio! Mi mancano dei frammenti! Mancano dei frammenti, oddio, cos'è successo un attimo fa? Però mi frulla nella mente una domanda. Ma tu pensi veramente che la gente si ponga tutte queste domande in un prodotto di evasione, ponga attenzione a questi dettagli o comunque faccia questo tipo di collegamento tra veganismo, debolezza, eccetera, eccetera? In realtà sì, e ne ho anche la prova. Ancora prima di sapere fattualmente che sarebbe successo, io già lo immaginavo che sarebbe successo qualcosa. Ora vi mostro adesso pure che cosa. Ma non ci vuole, diciamo, una cima per capire che questo tipo di accostamenti trova facile terreno in un certo tipo di persone. E anche se non lo trova in tutti, comunque sia, a livello più sommesso, inconscio, questa associazione si va a sedimentare. Non è una cosa che non ha conseguenze mai. Comunque vi faccio vedere, diciamo, un esempio eclatante di quello che sto dicendo. Questa è una screen che ho fatto da una community Facebook di appassionati Marvel. Ecco, non faccio vedere il nome né il logo della community, però diciamo che questo qui è il post di un iscritto. Ora c'è una citazione di Capitan America, Steve Rogers. Sei grosso con l'armatura, senza quella cosa sei? Schizofrenico, disoccupato, vegano, insonne. Possibilmente, diciamo, che questa cosa sta girando, no? 59 condivisioni, l'accostamento è piaciuto. Vi faccio notare come schizofrenico, la schizofrenia, ragazzi, disoccupato, una condizione negativa in cui una persona non riesce a trovare la felicità perché non ha una risorsa di entrate economiche per potersi permettere una vita decente. Vegano, insonne. Tre concetti negativi a cui se ne aggiunge un quarto, vegano. Questo è il, diciamo che è il treno su cui questa serie ha deciso di salire. Il treno su cui molti hanno deciso di salire. Un treno fatto di propaganda volontaria o meno contro il veganismo, associandolo a concetti particolarmente negativi. Perché come viene presentato il veganismo in questa serie? Come una facciata. Non è il vero Steven quello. Il vero Steven non è vegano, si prende la bistecca, ha una personalità forte nascosta, schizofrenico, disoccupato, passivo-aggressivo. Questa cosa qui ha 697, mi piace, comunque risolini, vegano, capito, eh? Debole, disoccupato, sfigato, bipolare, ma mettiamocelo, eh? 59 condivisioni al momento in cui ho scattato lo screen. Un moderatore ha disattivato i commenti per questo post. Cosa sarà mai successo nei commenti di questo post? Qualcuno avrà forse detto: scusate, ma questo accostamento è ingiusto, non è realistico,
è offensivo. Probabilmente qualcuno avrà fatto quel tipo di commento. Il post è rimasto. Le discussioni sono state silenziate. Si può ridere di questa cosa, ma non si può commentare in modo negativo. Prendetela per quello che è, ironia, umorismo, cattivo gusto a parte, disinformazione a parte, cattiva rappresentazione a parte, perché è una cattiva rappresentazione questa. Ma non ce l'ho nemmeno con chi ha deciso di silenziare il post e non nasconderlo, perché andava nascosto, sinceramente, per quanto mi riguarda. Non ce l'ho nemmeno, ce l'ho con Disney, che ancora, diciamo, ha un bias per tematiche LGBTQ, giustissimo per carità, però semplicemente perché il mercato richiede quello. Tutte le altre categorie non sono incluse, non hanno lo stesso peso. Questo è quello che è successo, questo è perché non guarderò questa serie, perché mi ha disgustato sin dall'inizio, per una scelta veramente discutibile. Ora non mi si dica, ah, ma nel fumetto il personaggio è così, non me ne fotte un cazzo. Sinceramente non me ne fotte un cazzo. Si prende Spider-Man, si prende Iron Man, si creano delle nuove storie nei film che non hanno niente a che vedere, o poco a che vedere, o qualcosa a che vedere con la controparte fumettistica, e non si può fare per Moon Knight, che per forza doveva essere vegano, ma solamente di facciata, un ipocrita, insomma. Cioè, questa cosa qui non poteva essere pensata prima. Poi chiaramente uno potrebbe anche parlare del complotto, degli accordi commerciali che fondamentalmente ha Disney con tutto quello che è, sono industrie di cibo, gadgettistica, collaborazioni, questo, quell'altro, nell'industria alimentare, che non hanno niente di vegano. Queste collaborazioni, però questa è una cosa, insomma, che non può essere dimostrata, quindi insomma rimane tutto quanto nelle congetture, e non mi sento di spingermi fin là. Mi sento di pensare invece che uno sceneggiatore abbia pensato che questo era un accostamento divertente, che poteva ammiccare, fare l'occhiolino a un certo tipo di pubblico, e infatti così è stato, perché poi il pubblico ha capito e ha creato questo tipo di contenuto. Sei grosso con l'armatura, senza quella cosa sei? Schizofrenico, disoccupato, vegano, insonne. Ora, lo ripeto sempre in ogni video, ma a me non interessa diventare, diciamo, quella categoria protetta per cui, insomma, non puoi parlare male di questo, di quell'altro. Non mi interessa. Cioè, il vegano etico non si batte per questo. Il vegano etico si batte perché la gente si renda conto che allo stato attuale, come civiltà, possiamo andare oltre l'uccisione barbara di animali e mangiare verdure, o comunque derivati delle verdure. E per derivati intendo anche burger, würstel, affettati. E non è necessario uccidere barbaramente animali, perché non porta altro che a, insomma, un'accettazione di una cultura di violenza. L'accettazione della legge del più forte, cioè l'uomo ha il diritto di fare questo perché è più forte degli animali, e all'accettazione della legge del più forte anche nei propri confronti. Cioè, se io accetto la legge del più forte, accetto che questa legge si applichi anche verso di me. Io accetto che qualcuno più forte di me si comporti con me in questo modo. La sto accettando in toto, la legge del più forte. Sto accettando che ci sono paesi che non hanno diritto ad avere delle abitudini alimentari come quelle occidentali. Perché da qualche parte questo surplus per produrre carne bisogna trovarlo. Gli animali non nascono magicamente dal nulla, bisogna farli mangiare, bisogna farli ingrassare. E tutte queste risorse da dove vengono? Le dobbiamo importare. Da dove le importiamo? Dai paesi poveri. E lì cosa rimane? Stiamo impoverendo altri paesi per mantenerci grassi e con le mani sporche di sangue. Sangue umano e sangue animale. Tutto questo merita di essere sfottuto in questo modo? Io non credo. Poco mi importa lo sfottò, sono abituato anche al locale a vedere persone che entrano solamente per provare a mettermi in difficoltà, per dirmi, ah, ma quindi allora i bambini, tu preferisci gli animali e i bambini, io preferisco i bambini e gli animali, tu perché tu stai utilizzando degli oggetti di plastica prodotta dai bambini, e cazzate rivoltanti una sull'altra, pur di non guardare, diciamo, l'elefante nella stanza. L'elefante nella stanza è una metafora. C'è un elefante nella stanza. È ingombrante, è grosso, tu lo vedi. Ma chi ti sta attorno fa finta che non ci sia. Si gira dall'altra parte. Tu dici, ma no, guardate ragazzi, l'elefante è qua. Vedete quanto è grosso, ingombrante. E il pavimento sta cedendo e potremmo cadere tutti. È qui l'elefante. Tutti quanti,
No, non lo vediamo l'elefante. Si girano dall'altra parte. Questo è la metafora dell'elefante nella stanza. C'è chi lo vede, c'è chi fa finta di non vederlo. Ma quanto possiamo effettivamente permetterci di non vederlo? E con questa, diciamo, tristezza e questa amarezza che mi porto dentro, concludo questo video. Mi piacerebbe avere qualcosa di positivo da dire, qualcosa di confortante da dire, insomma, alle persone, per dire no, guardate, insomma, il mondo non fa così schifo, il mondo non è perso ancora, questo treno potrebbe ancora fermarsi all'ultimo prima di andare a sbattere, ma non lo dirò perché non ci credo. Prepariamoci al peggio, e su questa nota molto amara direi di chiudere il video. Ciao amici.